Salve a tutti. Quella che vedete in questa schermata è la grandezza del programma che recensirò oggi. KK Ridger è per l'appunto l'FPS più piccolo del mondo. Voi ora mi direte, chissà quale altra merda ci mostrerà oggi ABC Predator dopo sul Dear of Fortune 2. Che cazzo fai merdaccia, torna a griffare. Ok, ammettetelo, non ve l'aspettavate di trovare un giochino 3D con questa grafica in 94 KB. Quando l'ho visto mi sono stupito pure io. Comunque, se siete degli appassionati di griffing in Minecraft e di questi video un po' diversi dal solito non ve ne frega un cazzo, non preoccupatevi. Dopo questo video vedrete una griffata che abbiamo già fatto io e gli altri del mio clan e che è stata semplicemente epica. Purtroppo non ho potuto montare la griffata ora per mancanza di tempo. Montare questi video di gameplay infatti mi prende al massimo mezz'ora un'ora del mio tempo libero, mentre lavorare su un video di griffing richiede almeno 2-3 giorni. Ma ora, almeno a chi è interessato all'argomento, una domanda sorgerà spontanea. Come cavolo fa a starci tutta questa roba in quel piccolissimo spazio? Beh, se ho messo questo gioco nella rubrica Random Gameplay ci sarà un motivo. Quel piccolo eseguibile, infatti, non contiene il gioco in sé, ma solo le istruzioni per generarlo. In pratica, voi lo fate partire, il, tra virgolette, caricamento del gioco durerà circa un minuto e in quel tempo il gioco verrà letteralmente costruito da zero seguendo le istruzioni contenute in quel programma. In pratica, tutto quello che state vedendo sullo schermo, cioè tutte le texture e le forme solide di armi, nemici ed elementi del paesaggio, è generato casualmente da quel piccolo programma a ogni avvio del gioco. Quindi, anche se impercettibilmente, a ogni giocata l'aspetto di tutto sarà leggermente diverso. Anche la musica che state ascoltando è generata casualmente nello stesso modo. Il gioco è del 2006, ma come vedete la grafica è parecchio curata. Con texture dettagliate e anche una perfetta gestione delle luci. Solo la musica lascia un po' a desiderare, ma i progetti più nuovi di questo gruppo di programmatori sono qualcosa di eccezionale anche sotto questo punto di vista. Il link per il download di KK Ridger, così come il sito ufficiale di questo gruppo di programmatori, li trovate in descrizione. Sinceramente, guardando cosa riesce a fare questo gruppo, non riesco a togliermi dalla testa come potrebbe essere il mondo videoludico se le conoscenze e le tecniche dei programmatori che fanno questo tipo di creazioni fossero meglio sfruttate. Immaginatevi un gioco come Battlefield, che si crea da solo gli elementi che lo costituiscono come fa KK Ridger. Magari abbinando alla creazione di texture mesh solide, anche la generazione procedurale dei livelli in modo simile a come fa sul Dear of Fortune 2. Avresti un gioco sempre diverso e dalla longevità praticamente limitata. Unica cosa ancora da aggiungere, per eliminare la generazione del gioco a ogni avvio, sarebbe un sistema dove memorizzare ciò che viene precedentemente generato, così da non dover ripetere necessariamente la procedura a ogni riavvio. E a questo proposito, è ai programmatori che fanno questo tipo di arte, che si chiama The Machine, che mi rivolgo per poter finalmente dare una sferzata di vera innovazione a questo settore. Tra l'altro, molti di voi lavorano già per l'industria videoludica. Quindi perché non uscire dai vari cavilli imposti alla massa e provare a creare qualcosa di nuovo ed unico con le vostre conoscenze? Per chi non sapesse cos'è la The Machine, come non lo sapevo pure io fino a un'oretta fa finché non ho consultato Wikipedia, ve lo spiego in maniera estremamente sintetica. La The Machine è in sostanza una forma d'arte che è stata per la prima volta ideata nel secolo scorso da alcuni programmatori che, quando craccavano giochi o programmi commerciali, spesso inserivano una loro, tra virgolette, firma nelle loro versioni traccate di questi programmi. Questi programmatori, per inserire le loro creazioni, ovviamente avevano pochissimo spazio a disposizione. I programmi, all'epoca del Commodore 64 o dell'Amiga, giravano su supporti molto meno capienti di quelli di oggi, come i vecchissimi floppy. Quindi, se in questi supporti doveva già starci il programma craftato, l'inserimento della firma doveva essere fatto sfruttando ogni singolo bit di spazio vuoto disponibile, e inoltre il codice che la costituiva non doveva andare a intaccare il funzionamento del prodotto finale.
queste persone, che spesso programmavano direttamente in linguaggio macchina, in quanto linguaggi più avanzati richiedono più risorse, erano ovviamente programmatori molto esperti. Comunque col passare del tempo, le creazioni fatte da questi cracker divennero estremamente popolari e questo fece fiorire questo genere che assunse proprio il nome di The Machine. La parola The Machine deriva dalla parola demo, riduttivo in inglese dimostrazione. Dimostrazione perché, in quegli anni, questi programmatori facevano a gara per creare programmi sempre più belli e sempre meno avidi di risorse. Poi, con il progredire dell'innovazione dell'hardware, il problema delle risorse limitate è sostanzialmente scomparso e con esso buona parte della passione dietro questa forma d'arte, che comunque continua tutt'oggi ad esistere, sebbene comportata molto più limitata. Cake Erigere è per l'appunto un software che come concezione deriva da questo genere di programmini firma, che spesso generavano un video nei prodotti dove erano inseriti. Lo stesso gruppo di programmatori che ha scritto questo giochino è impegnato nella realizzazione di altre demo video, alcune delle quali hanno vinto anche dei premi. Cake Erigere inoltre, come anche altre creazioni di questo gruppo, è open source e il sorgente, è scaricabile dal link che trovate in descrizione. Ovviamente, se in questo video mi sono fatto colpire da un numero imprecisato di nemici, non è perché sono un abbo di livelli megagalattici, ma semplicemente perché ho cercato di mostrarvi il più da vicino possibile la struttura degli stessi. Anche perché questo gioco non è stato di certo pensato per essere difficile, quanto piuttosto per essere una demo un po' unica nel suo genere. Se conoscete altri giochi simili a questo, io non ne ho trovati altri, vi prego di contattarmi perché mi piacerebbe provarli. Inoltre spero vivamente che un giorno sia creato un gioco ispirato a queste demo veramente competitivo. Come presto vedrete, Cake Erigere è costituito da un solo livello. Infatti era stato pensato come una beta, che allo stato finale doveva essere una trilogia di 3 capitoli. Ora è disponibile solo il primo capitolo, che è quello che sto giocando ora, e purtroppo non sono mai usciti dei seguiti. Ah! Prima che mi dimentichi. Anche se il video precedente sul random gameplay ha fatto pochissime visualizzazioni rispetto al video che giro di solito, ho deciso che continuerò questa serie, accoppiata alle griffate ovviamente. Questo perché, da youtuber, mi interessa diffondere un messaggio. Il fatto che poi non lo ascolti nessuno non mi turba, non sono su questo sito per fare il grabber di visualizzazioni o per cercare di tra virgolette diventare famoso, come la maggior parte dell'utenza italiana che ha fatto diventare YouTube peggio di un paesino di stronzi, dove ognuno spettegola e smerda il prossimo per una briciola di notorietà e denaro. Se YouTube non concedesse più la partnership, sono convinto che molti soggetti sparirebbero dalla circolazione, con vantaggio per tutti. L'importante per me è che, anche se ci fossero solo 3 persone là fuori disposte ad ascoltarmi, a queste persone il mio messaggio arrivi. Finito. Spero che il video vi sia piaciuto. O almeno che sia piaciuto a quei 4 gatti che apprezzano il genere. Se volete scaricare il gioco, raccomando di andare nel sito in descrizione e non in quello che si vede nei titoli di coda, che ormai non esiste più. Arrivederci alla prossima griffata.